Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati su Suikoden 2! È arrivato il momento di affrontare Necklord. A livello di livelli di rune... Siamo messi così così. Ho delle mega medicine nel caso. Vabbè, entriamo e vediamo un po' di affrontare Necklord. Se volete potete effettivamente... Come posso spiegare... Uscire, rifare la miniera, curarvi, però, sinceramente, è un casino. Preferisco non farlo. Forse Necklord si trova qui? Forse è dietro questa porta, lo dice il mio senso di cacciatore. Ok, andiamo. Pronto, Shido? Vabbè. Ok, andiamo! Voglio affrontarlo in maniera difficile, cioè non curandomi, però vabbè. Wow! Lasciatemi tornare indietro! Lasciatemi tornare da mio padre! Idiota! Cos'è questa? Sposa numero 70? Prendere quella ragazzina! Sono immortale, perciò fino a che non cresce la terrò al mio fianco e la crescerò come una signora. Non dire cose disgustose e inoltre, perché hai catturato anche me, sarò una sposa anch'io? Non essere assurda. Una donna volgare come te non è di mio gusto. Tu sì, tu sei. Cosa? Cosa diavolo c'è di volgare in me? Questo è il tipo di cose che dico che sono volgari, per amor del cielo. Ehi, sto entrando! Victor, come sei arrivato qui? Non dirmi che hai sconfitto quello Stone Golem! Silenzio! Non parlare così, quando penso di sconfiggere te sono così felice che mi vengono i brividi! Pensi di potermi battere? Con quella spada spuntata! Vampiro! La punizione per avermi offeso è pesante, ti farò pentire dal più profondo dell'anima! Sì, sì, diglielo, Star Dragon Sword! Victor e Shido, vi porterò entrambi nell'altro mondo. Naturalmente farò buon uso dei vostri cadaveri. Mi accerterò che tu non possa più ghignare così. Ti taglierò a pezzi. Ti triturerò. Ti seccherò al sole. Ti spezzerò. Ti seppellirò. Poi ti riesumerò. Ti tirerò. Ti stirerò. Ti trascinerò. E poi, in ogni caso, non ti perdonerò mai. Ok, calmati. Come sempre sei un uomo volgare, ma non dimenticare, io ho due ostaggi. Questo. È stata una grande esibizione, Victor. Grazie a te, ora siamo preparati. Tu sei Khan! Questa è la barriera santa che la famiglia Marley ha ricercato per generazioni per questo giorno. Ora non puoi usare la tua magia. Tu! Ma io ho il potere della Moon Rune! L'offerta sacrificale era sufficiente, perciò questa barriera santa verrà distrutta. O potente Moon Rune, ti do il sangue di 100 uomini e le anime di 100 uomini. Moon Rune, sigilla e metti a riposo per qualche tempo questo incredibile potere. No, non può essere! È Sierra l'anziana, signora della congrega! Mi restituirai la runa che mi hai rubato 400 anni fa. In tal modo la maledizione della runa non si disperderà oltre. Lo devo dire, lo devo dire. Ehi, Necklord, siamo alla resa dei conti. Da quanto tempo ti aspettavo questo momento? Maledetto, non sarò sconfitto ora. Io vivrò per sempre. Ragazzi, questa è una delle musiche più belle del gioco, decisamente. Necklord ha la sua musica di boss fight ed è fantastica. Proviamo a usare Stealers of Soul. Lo usiamo insieme. Tu attacca e tu naturalmente Madre Terra. E tu hai Resurrezione, però per il primo turno attacca perché non so che cosa può succedere. La musica è stupenda. Anche se l'abbiamo bloccata adesso, però... Beccati questo! È bellissima la musica. Che poi sarebbe il remix
del castello di Neklord del primo Suikoden. Ok, naturalmente sarò un re per la magia, prima o poi. Povera Nanami. Sicuramente Neklord attaccherà due volte. Ok, no, 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 a quanto pare la runa oscurità funziona. Ok, lo terrò a mente. E Victor è più che arrabbiato, per cui attacca due volte. E spam. Bene. Continuiamo con oscurità, effettivamente, visto che fa un casino di danni. Tu attacca. Tu ovviamente fai repelle magia, perché è utile. Tu ti difendi e tu usi una runa resurrezione che fa 400 danni. E spam, spam colpo critico. Grande. Ottimo. Questa boss fight è proprio bella da fare per via della musica. Boom. Perfetto. E colpo critico di Victor, 819 punti danno. E repelle magia, ottimo! Dovrebbe essere debole a resurrezione lui. Infatti. È già finita? Wow, è stato facilissimo. Shredding 4. Tu maledetto. Sono sicuro che hanno detto che non può scappare. Questa è una tecnica realizzata da mio nonno e passata da mio padre. Funzionerà. Sierra, perdonami, ti prego, perdonami. La runa, te la restituisco. Fallo rapidamente, allora. Ok, sì. Ecco fatto. Victor, il mio lavoro è finito. Fai quello che vuoi di lui. No, non puoi, eh? No, no. La mia famiglia, i miei amici, le persone importanti per me, tutti uccisi da te. E non è tutto, hai giocato con la vita di molti di più. È troppo tardi per pregare per la tua vita. Star Dragon Sword? Muori, vampiro! Noioso. Ciò significa, finalmente è finita? Bene. Bene, ritorniamo. Neklord è morto. Qui non è rimasto niente da fare, giusto, Shido? A parte andare a salvare... Oh! Ok. Qui c'è qualcuno. Forse è stata la grazia di Dio ad abbandonare, a battere il vampiro. Quello stupido vampiro, se continua a fare scherzi così non ci farà fallire. Ok.
Tu ti salvi? Sì, what? C'è nient'altro da fare qui? Tutto è tornato felice e contenti? What? Ottimo, ottimo. Bene, direi che dobbiamo andare da Gustav innanzitutto, perché dobbiamo reclutare tutti quanti. Assolutamente dobbiamo reclutarli tutti. Ah? Non ci sono? Fiu, in qualche modo sembra essere in nero anche questo mese. Ma cosa? Va bene, quanto pare qui a Tinton non c'è nulla? Ah, ok, mi pareva strano. Padre, Lily, stai bene? Ero così spaventata. Ah, signorina Lily, non c'è nulla di meglio che sapere che sei al sicuro. Ah, Laura Lowen, stai bene? Sorella Lowen. Voi due idioti, cosa state facendo? Siete una disgrazia per Monte Lamp Dragon. Mi dispiace. Lord Shido. Lord Shido, stai bene. Lord Jess ha radunato il resto dei soldati di Muse e ha distrutto gli zombie. Shido, hai sconfitto Necklord e liberato Tinto. Perché? Perché hai fatto ciò? Non voglio più scappare. Capisco. Hauser, ho perso soldati a causa del mio scarso giudizio. L'ultima richiesta di Annabelle è stata la salvezza per Muse e lo Stato. Capisco che non sono in grado di prendermi questa responsabilità. Lascio il mio posto di sindaco reggente di Muse. Secondo la legge di Muse, il prossimo sindaco reggente sarà Fitcher. Ho sentito che Fitcher ora è nell'esercito Taurus. Puoi unirti all'esercito Taurus anche tu. E tu, Lord Jess? Io non posso rimanere qui. Lord Jess, lascia che te lo dica come un amico che ha combattuto al tuo fianco. Devi combattere con... Neanche tu l'esercito con Taurus. Orcito e tu avevate lo stesso obiettivo. Non dovreste dividervi per sciocchi motivi. Ok, qui avete una scelta. Ovviamente se non dite combattiamo assieme perdete una delle 108 stelle, per cui combattiamo assieme. Lord Shido. Lasciami chiedere solo una cosa. Pensa al passato. Piacevi molto a Lady Annabelle. Era felice che il figlio di Genkaku fosse così coraggioso. Sei sicuro di non tradire la sua fiducia in te? Non sto tradendo nessuno. Credevo in Annabelle e fino a oggi ho combattuto per Muse e per la città-stato. La mia collera per la perdita di Annabelle può essersi riversata su di te. Ora che Annabelle non c'è più, devo vivere secondo coscienza. Lord Shido, mi spiace per qualsiasi mancanza di rispetto. Mi lascerai combattere con te? Lord Jess. Bene, ora teoricamente si sono tutti uniti al party. Tutti, ma proprio tutti. Però ovviamente voglio essere sicuro che non manca nessuno. Per cui per prima cosa usciamo e rientriamo a Tinto e andiamo da Lord Gustav. Perché? Perché naturalmente c'è una bella sorpresa che ci deve dare. E io la voglio. Si tratta di una runa molto potente che in realtà già abbiamo, ma una in più non fa male. Per cui andiamo subito da lui, dovrebbe trovarsi qui. E invece no. Dove si trova Lord Gustav, dico io? E bla 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 bla. Ah, eccolo, ragazzi, scusate, non l'avevo visto. Si trova nella stanza a destra di sua figlia. Vabbè. Lord Shido, questa è prova dell'amicizia di tutti noi. Della corporazione dei minatori. Non è molto, ma ti prego, prendilo. Madre Terra. Fai buon uso di quel cristallo. Assolutamente sì. Per cui sì, Madre Terra. Yeee. Yeah. Se non sbaglio, avevo comprato un'altra... Vabbè, no, l'avevo comprato Madre Terra. Però comunque posso ottenere un'altra corrente se voglio. Sempre a Greg Minster. Ottimo, ottimo, ottimo.
Perfetto ragazzi, ma il video di oggi non finisce qui perché voglio fare un altro paio di cose proprio adesso, visto che ci troviamo qui. La prima cosa è andare, come potete vedere, Sierra, Khan sono con noi. Sì, si sono uniti assieme a tutti gli altri, ai ladri del Dragon's Coso là che si trovano a Tigermont. Insomma, tutti i personaggi che abbiamo incontrato in questa serie di episodi dedicati al boss Necklord. Si sono uniti tutti quanti, Hauser, Marlowe, Khan, Koyu anche si è unito a noi. Solo che non viene detto, però è così. Quindi con questa missione abbiamo ottenuto veramente un casino di stelle del destino. E inoltre Sierra adesso ha la runa... Ah, la runa Moon non la usa? Ha la Full Moon. Ah, praticamente viene usata come attacco, ma non è una runa che è visibile e usabile, però è una delle vere rune, ecco. Qui dovremmo andare dove si trova il sindaco, che non ricordo esattamente dov'è, forse in una di queste case più alte. Perché ci dovrebbe dare anche lui qualcosa. Forse lui il sindaco. Lord Shido, prendi questo, è da parte di tutti noi di Chrome. Sun Beam. Ovviamente getto un altro oggetto. Non ce ne facciamo niente del headgear. Non ti dimenticherò mai. Ok. Sunbeam. Cura gli HP, battaglia a campo. Se la equipaggiamo a un personaggio, ripristina punti vita ogni turno e anche camminando. È abbastanza buona come runa, però non so se è essenziale. Perché non so effettivamente quanto cura, di solito hanno 15 di punti vita. Comunque, il reclutamento non finisce qui perché dovremo andare esattamente qui. Possiamo effettivamente lasciar perdere i scheletrini. E se non sbaglio possiamo sempre andare nelle miniere di Tintor per ottenere altre Master Garb. Che ricordo sono molto utili perché danno forza più 15 e tecnica più 15. Quindi datela ai vostri attaccanti. Comunque, in generale, dobbiamo di nuovo oltrepassare il paese di Tigermoth. Io controllavo se i punti magici erano al top. Dovremmo reclutare un personaggio veramente molto buono. Ed è un personaggio anche importante nella trama di un Suikoden successivo. Però, per il momento, noi siamo ancora a Suikoden 2. Per cui... limitiamoci ad usarlo come reclutamento e basta. È molto forte come personaggio, l'unico difetto è che può equipaggiare soltanto una runa. Quindi in generale Victor è meglio. Sotto questo punto di vista. Ok, proseguiamo fino a che non c'è un bivio. Ci dovrebbe essere un bivio dove non c'era niente, ma adesso che abbiamo superato gli eventi di Necklord, ovviamente la cosa cambia. Ci dovrebbe essere questo personaggio da reclutare. Non capisco perché ci sono tutti questi nemici improvvisamente. Forse perché non vogliono farci reclutare questo personaggio, ma vabbè. Eccolo qui. Si tratta di Georg. Ehi, giovanotto, cosa è successo? Dal tuo viso sembra che qualcosa ti disturbi. Chi sei? Oh, scusa, il mio nome è Georg. Prime, puoi chiamarmi un soldato viaggiante. Sei il capo dell'esercito Taurus? Come va, ragazzo? Il combattimento è duro? Beh, altrimenti non sarebbe divertente. Che ne dici di assumermi? È strano che lo dica io, ma sono forte. Che ne dici? Davvero? Oh, naturalmente. Invece vorrei che mi facessi una promessa. Fino alla fine della lotta io brandirò la spada per te. Come pagamento tu non rinuncerai a questa lotta. Devi giurarmelo, d'accordo, vero? Certo che te lo giuro. Yeah. Allora, Lord Shido, ti serve la mia forza ora? Sì. Ok, puoi contare su di me. Sì, hai la runa killer, va benissimo. Sierra, puoi andare al castello. Hai molto da imparare, umano. Lui è a corto raggio, per cui ci conviene tenercelo davanti e me lo tengo un po' per farvelo vedere. Ora possiamo tranquillamente uscire e possiamo teletrasportarci in un altro paesuccolo
dove dovremo reclutare un altro personaggio. E per farlo, assicuratevi di avere personaggi molto forti, per questo mi sono messo Georg con me. Nel caso non funziona, cambiamo il team. Eccolo lì, Georg. Ha l'attacco molto elevato, ragazzi, eh? Su questo non c'è che dire. E a livello... Ragazzi, veramente si è unito nel livello 99 anche lui? No, vabbè. Si è unito al livello 99. Ok. Si è unito al livello 99, ottimo. È stata una sua scelta. Sì, ci sono personaggi che possono unirsi a livello 99 per qualche strano motivo. Meglio per noi, voglio dire. Ora possiamo tranquillamente usare Blinking Mirror. Gli eventi di Necrolord sono conclusi. E posso effettivamente, per sicurezza, e non fare 500 volte lo stesso passaggio, togliere tutti i personaggi deboli. Per deboli intendo che hanno una forza d'attacco bassa, tipo loro, e mettermi tutti quelli che hanno una forza d'attacco alta. Nanami, via. Ok, forza d'attacco alta, vediamo. 130, Humphrey molto forte. Vediamo. I ninja dovrebbero essere forti. 154 per Hauser, che si è appena unito a noi. E uno molto forte. Vabbè, Siegfried non me lo posso mettere. Però come potete vedere, Elchi-chan è molto potente. Ottimo. Non mi interessa neanche la formazione. Dovremmo reclutare un personaggio la cui forza è tutto. Tigre bianca cosa fa? Ok, lottatore, 2 per danni, ma... Non ci interessa. Andiamo a South Window. Il personaggio da reclutare l'abbiamo già incontrato, ma non si è voluto unire a noi. Adesso invece si unirà a noi. Ok, il personaggio è Genjetsu. L'abbiamo incontrato quando siamo andati da Joey l'ultima volta. Vediamo un po'. Dovrebbe stare in queste zone. È lui? Sì. Ah, ok, mi sono imbrogliato personaggio. Ok, Genzetsu. Sono Genzetsu, un grande sacerdote. Dimmi i tuoi problemi. Così sei tornato di nuovo? Dimmi i tuoi problemi allora. Per favore, unisciti al nostro gruppo. Ah, in tal caso faremo una gara. La tua forza contro la mia. Se vinci, mi unirò a voi. Ora combatti. Forza, ce la possiamo fare. Siamo potenti. Ho usato tutti i personaggi con i muscoli. Vinciamo sicuro. Ehi, sorprendente! Non pensavo che tu potessi sconfiggere Genjetsu, Gangetsu. Mi unirò a voi come promesso. Affrettiamoci e andiamo, ragazzo. Con me è la forza di 100 uomini. Ah, anche lui è a livello 99. Lee Chan, ok. Sì. Gan... coso. Tanto non l'ho mai usato, però... Non credo che abbia chissà che cosa. Sì, ha resurrezione, però non mi ispira. Sì, vabbè. A proposito, di che livello è? Ah, 27, ok. Dicevo, non è possibile che anche lui a livello 99. Non lo accetto. Bene, ragazzi, siamo al quartier generale. Nel prossimo episodio dovremo fare una missione secondaria per reclutare un altro personaggio. E mi preparerò però prima, voglio un po' aggiustarmi le rune, ci vorrà un po' perché... e lo voglio fare off camera. Mi aggiusterò le rune e preparerò i personaggi, gli equipaggiamenti, perché ora è veramente un disastro con tutti i personaggi che abbiamo utilizzato, ho veramente fatto confusione, ma adesso le rune torneranno al loro posto in maniera eccellente. Noi ci vediamo presto nel prossimo episodio, ciao!